Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti on the road, Fiat Punto 1200, motore Fire sostituito. Scusate, sono senza voce, ma io amo cantare in macchina a squarciagola. E mi sono fottuto la voce oggi a furia di cantare. Allora, sto tornando da Mapello, provincia di Bergamo. Ho fatto un giardino meraviglioso. Sono molto molto contento di questo. Sono soprattutto contento per il fatto che facendo giardini nessuno mi tiene per le palle, oltre alle tante cose che faccio, consulenze legali, scrivo libri. Mi piace mantenermi senza dover dire grazie a nessuno e soprattutto senza dover dipendere da nessuno. È una bella sensazione. Allora, scusate, fatemi sorpassare queste biciclette. Allora, per chi non mi conosce, vi invito ad andare sul sito www.pietrobisanti.it. Mi occupo di consulenze legali a 360 gradi, offro in tutti gli ambiti dove la legge non riservi tale materia all'assistenza del difensore iscritto all'albo. Tutto questo ai sensi e per gli effetti della legge forense, che è una legge vera, non quella inventata dalla signora Fusco. Allora, per informazioni, se volete una consulenza, insomma, per contattarmi, info@pietrobisanti.it oppure WhatsApp 340-788-1174. Allora, per acquistare i miei libri Assassini in pillole, la psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere, 192 pagine che smontano l'ideologia malata della psichiatria moderna, oppure La potenza del corpo umano, al gorilla non serve una laurea per vivere in salute, primo manuale di agilismo sul campo, un libro meraviglioso dove spiego per filo e per segno tutto quello che ho imparato sulla salute, sull'alimentazione e non solo, un libro straordinario. Vi consiglio veramente di leggerli entrambi. Fatevi una cultura alternativa, non delle solite cazzate smielanti che scrivono un sacco di gente dove alla fine non si risolve mai un cazzo. Qui c'è tanta 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 realtà e tanti tanti consigli per vivere bene. Ho detto tutto ed ora a bomba. Allora, ogni volta che vado al supermercato mi piace mettermi a guardare le coppie. È una cosa, mi piace fare questi esperimenti sociali. Allora, io vedo coppie anche collaudate, cioè gente anziana, quindi probabilmente, verosimilmente insieme da sempre, trattarsi in una maniera oscena. Se va bene, l'indifferenza totale. Se va male, assurde discussioni stile ma se prendiamo questi pomodori allora dobbiamo mettere giù il resto, questo sì, questo no, ma tu questo formaggio qua anche l'altra volta poi non l'hai mangiato, l'abbiamo dovuto buttare. Avete rotto il cazzo. Allora, che cosa ho imparato in 48 anni di età? Sulle donne, ma non solo. Io ho capito una cosa. Ho capito che nessuno, e dico nessuno, può permettersi di frapporsi fra voi e la vostra felicità, fra voi e quello che desiderate, fra voi e la vostra vita. Ricordate sempre che la persona che vi portate a casa, se ve la volete portare a casa, è un estraneo. È un estraneo. È una persona che avete incontrato e alla quale non dovete un cazzo di niente. Se io fossi e stessi con la donna dei miei sogni e questa donna dei miei sogni la mattina venisse da me e mi dicesse: Pietro, io non sto bene con te, la mia risposta è:
vai, fai quello che ti rende felice. Io ho smesso di soffrire per amore. Ho smesso di soffrire per amore perché la sofferenza per amore è comunque un sentimento egoistico. Io ho deciso di fare dei salti molto alti nel mio modo di vivere la vita. Sono capace di sentimenti molto profondi, ma sono anche capace di capire quando per me è il momento di mettermi da parte e di far sì che una persona viva la vita nella maniera in cui vuole viverla. E allora vi consiglio di essere spietati e vi sto dicendo di arrivare al mio livello. Ho sofferto per amore della mia vita? Assolutamente sì. Soffrirò per amore della mia vita? Assolutamente no. Assolutamente no, perché pur non essendo assolutamente egocentrico, ho una grossa autostima. So chi sono, cosa voglio, quanto valgo. E non perdo neanche un minuto per soffrire quando fondamentalmente non ha alcun senso. Se una persona con cui state vi dice che non ha più voglia di trascorrere del tempo con voi, voi dovete gioire del fatto che da un lato quella persona farà quello che le piace fare, dall'altro che voi stessi verrete liberati da una situazione che non è più soddisfacente né costruttiva. E allora, porca troia, che cazzo c'è da soffrire? C'è solo da gioire. Vedo tantissima gente, specialmente le persone sposate o le persone con figli o tutte e due, che pur essendo arrivati al capolinea non hanno il coraggio di fare quel passo che deve essere fatto non in funzione di altre persone. Quando sento donne o uomini che lasciano la moglie o il marito solo esclusivamente perché hanno già trovato dall'altra parte un'altra oasi, in realtà è qualcosa che non fa onore. Bisogna troncare una situazione che non va bene a prescindere dall'aver trovato qualcos'altro. Le persone che non riescono e non hanno il coraggio di fare questi passi sono persone che sacrificano, che sicuramente non proveranno mai il disagio di sfasciare qualcosa, ma in realtà non proveranno questo disagio, ma non proveranno mai e poi mai che cosa significhi, una volta passato il periodo di delirio conseguente allo sfascio di qualcosa, non riusciranno mai a capire che cos'è la vera libertà. Noi parliamo di prigioni, di galere, parliamo di coglionavirus, gente costretta, mi hanno tolto, guardate che la maggior parte di voi vive imprigionata in qualcosa che è molto peggio che perdere il lavoro, in qualcosa che è molto peggio che andare in galera, imprigionata in una casa con qualcuno con cui non volete stare. Ma come cazzo fate a vivere? E allora bisogna diventare spietati, perché se la vostra felicità non ve la prendete da soli, non ve la darà nessun altro. Da un'altra cosa però, la fine di relazioni di diversi anni mi hanno sempre fatto molto riflettere. Non sono mai riuscito a capire
come persone insieme da tanti anni, 5, 6, 10, si svegliano al mattino improvvisamente capendo che quella relazione non fa più per loro. Io ho sempre trovato un grande godimento nell'intraprendere rapporti, cioè nei pochi rapporti duraturi che ho avuto, ho provato grosso godimento, grossa soddisfazione, perché più conosco una persona che mi piace, più sono felice di condividere del tempo con questa persona, ed è impossibile che dalla mattina alla sera io trovi in un estraneo tutto quello che ho costruito con un'altra persona. La risposta è molto semplice: la gente finge, la gente recita una parte da sempre e mente persino a se stessa, stando insieme anni interi con persone con cui non vuole stare, e questo è semplicemente agghiacciante. Io non ho nessun problema a mandare a fare in culo il mondo intero, figuratevi una donna, nel momento in cui mi dovessi accorgere che dall'altra parte ho la solita opportunista smidollata che non ha capito un cazzo di come si vive. Io vi do un consiglio: rimanete indipendenti, economicamente, rimanete indipendenti a livello di salute, rimanete indipendenti moralmente, rimanete indipendenti, perché le persone non le conoscete mai abbastanza. Voi potete mettere la mano sul fuoco su voi stessi, mettere la mano sul fuoco su altre persone è molto, molto, non dico che sia impossibile assolutamente, ma è molto, molto, molto difficile. E osservate le persone come si comportano nei momenti in cui le cose non vanno bene, nei momenti in cui ci sono le divergenze, nei momenti in cui non c'è denaro, nei momenti in cui manca la salute, tante cose. Ma il mio invito è: sbattetevene il cazzo dei sensi di colpa, perché non c'è niente, niente, niente di più mostruosamente peggiore che alzarsi al mattino e vedere una faccia che non volete vedere. Figuratevi baciarla, figuratevi andarci a letto. Io conosco donne che vanno a letto con i propri compagni, i propri mariti, pur non amandoli da anni e anni e anni. Ma signori, ma come cazzo siete ridotti? Occhi aperti, perché il mondo è un po' straccio. Avanti così.